Quattro diverse realtà musicali si sono esibite giovedì 29 dicembre durante la rassegna corale natalizia d'Este Fideles e per l'esattezza tre cori e un gruppo vocale, evento svoltosi all'interno della chiesa Regina Pacis di Caltanissetta. La rassegna corale di stasera prevede l'esibizione di quattro cori nisseni, il coro polifonico Don Milani che organizza e ospita gli altri cori, il coro Estrella Hermosa di Santa Caterina Villahermosa, la corale Euterpe e il gruppo vocale Amoris Letizia. Ciascun coro con le proprie peculiarità ha cantato i diversi brani previsti in scaletta, proponendo vari generi musicali. Dal sacro al profano al repertorio antico per poi concludere il concerto con un brano tutti insieme. Un evento promosso da Ascori, organizzato insieme all'Associazione Corale Polifonica Don Milani di Caltanissetta, quest'ultima ha alle spalle ben 36 anni di storia. L'idea di questa iniziativa ogni anno è stata organizzata dall'Arsicori, che è l'Associazione Regionale Siciliana dei Cori Siciliani. Però no, si appoggia sempre, per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, al coro Don Milani, che aiutiamo, collaboriamo a organizzare questa. Quindi pensiamo noi alla strumentazione, a avvisare i cori. L'Associazione Corale Polifonica Don Milani è stata fondata nel 1985 e ha circa 36 anni di vita. Eravamo circa 60 prima del Covid, ora dovuto all'età, dovuto ai problemi del Covid, siamo circa 30. E tutti naturalmente siamo dilettanti. Il coro Don Milani ha fatto più di 300 concerti. Anno io non c'ero cantato nel Vaticano con Papa Giovanni Paolo II. E poi abbiamo fatto per il trentennale, abbiamo fatto un concerto nell'auditorium del seminario con l'orchestra e archi, e questa è la vita. E continuiamo ad impegnarci, ora però siamo molto di meno, quindi gli impegni devono essere mirati e portati adeguati al numero dei coristi che in questo momento c'è. L'associazione è sempre pronta infatti ad accogliere nuovi componenti.